Dopo 418 km e 38,5 ore di volo, è giunto finalmente il momento di cambiare le eliche del Mavic Mini. In breve sostanza, le eliche sono da cambiare perché, errore mio chiaramente, perché già una volta il drone ha strusciato contro un muro. Una manovra sbagliata e quindi già lì le eliche si erano appena rigate. Ho continuato un altro po' a volare, poi ultimamente ho fatto dei voli indoor con i paraeliche per fortuna, però comunque diciamo il volo indoor un po' chiaramente sempre per errore mio, mi sono accorto che i muri nei voli indoor sono più vicini di quello che sembrano, i muri o oggetti magari molte volte appesi al muro. Quindi ho fatto un paio di crash facendo voli indoor e si sono un po' intaccate qua e qua le eliche, quindi comunque sia le ordinate costano veramente pochissimo, 12 euro le eliche originali. Quindi adesso procediamo a cambiare. Mettiamo a nanna il mini, stando attento a non rovinare le nuove eliche. Ok, si ripiegano così in modo da non piegarle. Tac. Perfetto. Adesso per testarle non ci rimane altro che aspettare una giornata di bel tempo, visto che questi giorni il tempo è un po' così. Quindi niente, ci vediamo all'aperto adesso. È il momento di provare le nuove eliche montate sul Mavic Mini. Oggi sono microfonato col microfono sempre della Rode, però è il modello Lavalier. Un grande classico della Dispoli, questa qui è la torretta, c'è un bel tramonto, quindi adesso vediamo se le eliche rispondono e nel frattempo provo a fare anche un piccolo timelapse con la macchina fotografica. Quindi prepariamo il drone. È il momento di connettere il tutto. Accendiamo il drone. Tipico rumore della DJI e gli diciamo connetti. Si è connesso. Problemi non ce ne sono al momento. Sull'applicazione risulta tutto regolare al momento. Deve solo finire di agganciare i satelliti. Ok. Ritorno automatico, mi sembra tutto a posto. The home point has been updated. Please Ok. check it on the map. Vai, accensione, perfetto, il drone gira alla grande, vai col decollo. Wow, mi sembra che funziona alla grandissima. Problemi non ne dà. Fantastico, è il momento di fare un bel voletto alla torretta. Thank you.
Bene, prove terminate. La giornata volge al termine, è anche abbastanza buio. Il volo è andato, penso, benissimo, le eliche hanno risposto bene. Ho fatto un bel voletto alla torretta, al tramonto penso sia venuto abbastanza bene. E invece il timelapse è andato male perché avevo posizionato la telecamera praticamente quasi dentro l'acqua, che c'erano dei scoglietti, ma le persone sono riuscite a passare anche davanti la telecamera, e quindi il timelapse è andato. E quindi vi faccio salutare direttamente da lui. Ciao e alla prossima!